Ciao ragazzi, oggi si fa lo stoccafisso con le patate. Ma prima mi dovete dire la differenza tra baccalà e stoccafisso. Chi te la deve dire? Te! Ah, dovete, sono io il pubblico? Il pubblico da casa interagisce. Io sono il pubblico da casa. Chi ha la differenza tra baccalà e stoccafisso? Prego. Il baccalà è quello conservato sotto sale, lo stoccafisso invece è essiccato. Però tutte e due vengono dallo stesso pesce, che è il merluzzo. Andiamo avanti, vediamo il spaghetti. Quelle vendono nelle scatoline. No, servono 700 grammi di stoccafisso, delle cipolle, 3 patate medie, 400 grammi di conserva di pomodoro, un bicchiere di vino bianco, 8 cucchiai d'olio e del peperoncino. Questo vi serve per la riuscita della ricetta. Il bricchettino. Sì. Senza questo potete gettare la spugna, smettere di fare questo lavoro, andare via, via, volatilizzateli, va bene? Questo serve. Sì. Detto le cose fondamentali per la riuscita della ricetta, andiamo a farla. Potete trovare ovviamente la ricetta nel nostro ultimo libro, l'Enciclopedia della Cucina Toscana, pagina 115. Pulite e disliscate lo stoccafisso. Dopodiché inizia a fare il trito con le cipolle. Aspettate sempre che l'olio sia caldo prima di buttare la cipolla. Comunque, anche se non vi va bene la cipolla, vi piace l'aglio, va bene anche l'aglio, basta ci sia l'aglio e la cipolla. Non si fa nemmeno all'amore senza cipolle e aglio, eh? Mentre rosano le nostre cipolline fresche, si taglia lo stoccafisso a pezzi. No, a pezzi di dume, pezzettini. Appena la cipolla imbiondisce, è il momento di tuffare il nostro stoccafisso. È arrivato il momento di mettere il bicchiere di vino bianco. Lasciate sfumare del tutto il vino. E avvolta dai fumi dello stoccafisso? È arrivato il momento delle patate. Tagliate a rondelle. Si mettono. Sempre nella nebbia. Pelati. Conserva, pomodori. Si dà una rimestolata. Sale e pepe e cottura per 20-30 minuti. Ci vediamo dopo. Spolveriamo con del prezzemolo a fine, che ci sta sempre bene. Ecco il nostro stoccafisso con patate. Che meraviglia! Il sacrificio di assaggiare. Un po' brucia. Buonissimo! Questo è buono anche a delle belle fette di pane abbrustolite, tagliate e sopra ci mettete questo stoccafisso, insomma. Seguiteci sui nostri canali social, Facebook, Instagram, YouTube e canale 412 di Sky, Gambero Rosso HD. Se non sapete cosa leggere in questo periodo, ci sono i libri del Mollihas con tutte le ricette e i decaloghi della cucina toscana. Buon appetito!